indagine ci restituisce la fotografia di una comunità che con la propria economica e finanziaria era controllata da un gruppo di un grande, che attraverso pressioni, attraverso intimidazioni, attraverso minacce condizionava la vita di queste persone, vita che non intesa solamente ed esclusivamente economicamente, ma anche la vita di questi soggetti, che in alcuni casi si erano rivolti a dei medici per le cure che necessitavano o di cui necessitavano proprio in ragione dello stato di frustrazione fisica e psicologica in cui erano ridotti. L'indagine registra peraltro la denuncia di 13 persone che in tempi diversi e anche con accanto alle forze di polizia sono riuscite a liberarsi del timore, a liberarsi delle paure e a denunciare quanto stavano vivendo, il dramma personale che vivevano, subendo pressioni psicologiche e fisiche per la restituzione di quanto loro erogato con tassi elevatissimi. Questa purtroppo è una situazione, quella dei prestiti ad usura, che rischia di riprodursi e di riproporsi nei prossimi mesi proprio in ragione di questa situazione dovuta alla crisi economica che nasce dalla situazione di emergenza sanitaria. Quale giro d'affari ha accertato e le categorie merceologiche maggiormente interessate? Guardi, l'attività di questo gruppo in grande variava dai prestiti ad usura all'imposizione in ordine all'apertura di esercizi commerciali in determinate zone in cui già esistevano esercizi commerciali di riferimento del gruppo stesso, alle pretese di intervento di mediazione quasi, di riscossione di crediti che alcuni imprenditori non riuscivano a ottenere per le vie ordinarie. E sono giri d'affari che vanno intorno ai centinaia di migliaia di euro e che ci consentono oggi, anche alla luce di quanto il materiale repertato in sede di perquisizione, di svolgere ulteriori approfondimenti e ricostruzioni di flussi finanziari che ancora non erano stati oggetto di indagine. Non ci sarà un aiuto agli imprenditori che hanno denunciato? Certo, gli imprenditori devono sapere che nel momento in cui denunciano delle estorsioni o delle usure a cui si vengono sottoposti, hanno la possibilità di avere lo Stato accanto a sé, non solamente nella sua veste repressiva, attraverso le forze di polizia, la magistratura, ma possono avere il supporto dello Stato anche attraverso quelle disposizioni normative relative al fondo per le vittime di usura e di estorsione, a cui possono attingere imprenditori seri che effettivamente hanno subito questo tipo di azioni criminali. Il problema che noi abbiamo verificato in queste vicende, che sono oggetto dell'attuale, della odierna operazione giudiziaria, purtroppo è che a volte l'imprenditore vittima si trasforma nel tempo, proprio per far fronte ai debiti che ha accumulato verso questi soggetti, si trasforma anche in un mediatore delle richieste estorsive dei propri aguzzini verso altri imprenditori, così diciamo stravolgendo la propria figura di vittima e diventando corresponsabile di alcune delle azioni delittuose proprie di questi gruppi criminali. Il clan Longo di Polistena aveva esteso il proprio raggio territoriale d'azione? Diciamo che è proprio il clan Longo Versace che è oggetto dell'odierna operazione e che attraverso anche il riferimento a vecchi fatti di criminalità organizzata di cui si erano resi protagonisti a suo tempo o esponenti di queste cosche, questo riferimento consentiva agli attuali indagati di evocare quella forza del gruppo ndranghetista che incuteva timore e paura agli imprenditori. Le due donne arrestate? Fanno parte degli indagati che consentivano lo svolgimento di questa attività illecita da parte degli altri indagati. Grazie.